Salve ragazzi, sono Zero, oggi siamo su Outlast. Allora, ci eravamo introdotti qui, sbirciando una porta. No, veramente ci eravamo introdotti dall'altra parte, però ho voluto andare prima di qua. Perché c'era questo bello macione, e proprio adesso il mio cane deve rompere i coglioni. Mi scusi, uomo spastico. Uomo spastico, cazzo. Cazzo ragazzi, bello My Little Pony! Ho visto tutte le stagioni, ti piace My Little Pony? Ti piace le mie telecamere? La sto sbattendo in faccia, stronzo! Ok, basta, basta. Ha una faccia. No, tu una faccia. Oh mio Dio, un ghoul! Ok, prendiamo questo coso e andiamocene più in fretta possibile. Allora, qui. È sicuramente chiuso, vero? Oh, ma guarda un po', è chiusa! Chi l'avrebbe mai detto? Poi. Lì c'è l'uomo che fa per me. Il mio personaggio si sta proprio cagando addosso. Ok, eccolo qui. Tastiera d'accesso. Non ti sei mosso, vero stronzo? Ok, non si è mosso lo stronzo. Allora, se è una tastiera d'accesso, non serve che io la veda, grazie. Adesso, ritorniamo indietro. Lì c'è sempre Zio Bobby che c'è. No, lui non è Zio Bobby. Ah sì, ok, lui sarà Zio Bobby. Va bene. E poi invece l'altro zio Johnny, dipende dalle prospettive. Ancora My Little Pony, ragazzi, guardare troppa TV fa male. Oh, lascia sta cosa. Si sta proprio scandalizzando il mio personaggio. Calmati, respira, e adesso andiamo qui. Dai. Oh mio Dio! Ma ti dai il pene, vai via da qui, vai via da qui, stronzo. Proprio il calcio in faccia mi ha dato. Cioè, prima mi attacca, mi uccide e poi se ne va. Verme, ti prendo a schiaffo in culo. Ok, mio Dio. No, scusami. Fare cosa, ciccio? Siamo in un ospedale di pazzi, vai via. Quindi, abbiamo trovato un tizio molto simpatico che voleva ucciderci. E tutto questo è molto rassicurante per la nostra sanità mentale e la nostra. Registriamo ancora perché è divertente registrare. No, per la nostra sanità mentale, questo sono delle budella dell'interiore. E dicevo, siamo pronti ad andare avanti? Ma mi fa più cagare sotto il respiro del protagonista che le cose che cadono. Quindi andiamo di qui. Ricorda che puoi guardare dalle spalle. Tenendo premuto le due? No. Vabbè, comunque. Qui abbiamo sempre il. Oh, mi dispiace. E poi lui la apre lo stesso perché è uno stronzo. E dicevo, adesso possiamo andare avanti e vedere chi cazzo era quel tizio che ha sbattuto la porta. Mi stava proprio. Mi ha preso da dietro. Oh mio Dio, ma è peggio di. Ok, dicevo, qui abbiamo già controllato. Andiamo avanti. Ok, qui presumo ci voglia la tessera d'accesso, vero? Oh yeah! Apriamo la porta. Pisolino, nessuno che lavori in questo posto. C'è, non so, un dossier, qualcosa, no, eh? Batterie. Nada. Va bene. Andiamo avanti allora. Zitto, cane. No. Zio Johnny, cosa stai facendo, zio Johnny? Zio Johnny, sei un bastardo, ma per la miseria! Riavvia il generatore nel seminterrato. Oddio santissimo, nasconditi, ciccio! Ok. Prendi la telecamera, filma! Filma tutto! Abbiamo le prove che c'è. Mister. Ok, dicevo abbiamo una prova che c'è Mr. Joe. No, Mr. Come cazzo ti chiami? Ciccio. Mr. Ciccio. Eccolo qui, abbiamo una prova che qui c'è Mr. Ciccio. Mr. Ciccio? Mi scusi, so che lei ha mangiato un po' troppo ieri sera, però non può mangiare anche me, dai, sono un umano per la miseria. Ok. Adesso ragazzi viene la parte più difficile, non farci uccidere da Mr. Ciccio. Perché avendo messo la difficoltà un po' altina, c'è la possibilità. No. No. È sparito, cazzo.
Mi sono cagato addosso, ragazzi. È sparito. Why? Ok, prendiamo il dossier. Prendi il dossier. Dicevo, sì, adesso un dossier. Mi sento molto più forte. Sentite, non mi viene più di leggere. Sheila. Cazzo, stupido cane, mi ha fatto cagare addosso. Dicevo, mi? Porca Giovanna. Quella è chiusa sicuro. Ok. Dicevo, Sheila mi ha fatto cagare addosso. Trota. Trota. Qui cosa c'è per la... Ah, la stessa porta. Bene. Ciò sì che mi rassicura. Entriamo qui. Oh, ti prego fai che non è dietro. Ok, non è dietro. Qui. È chiusa anche questa. Ma va bene, cazzo. No, togli sta luce che ormai non serve più a nulla. Allora, di qua. No, i cessi non mi piacciono. Cattivi cessi. Dove devo andare? Mi sono dimenticato. Giù, 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 subito, giù. Ah, è qui dentro, vero? Stupido cane, stai zitto. Ok, noi passiamo qui. Calmucci, calmucci. Prendiamo il dossier. Ci giriamo dietro. Spaventati da una marionetta. Ma il cane ce l'ha con me, ragazzi. Non c'è niente da fare. Non gli do i croccantini e quello dice, bastardo, dammi i croccantini così ti faccio cagare addosso in gioco. Un bel gioco. Come si arriva? Corri, corri. Ok. Ok, allora qui mi ricordo, mi pare di ricordarmi. Devo accendere il genere. Vai, apri la porta. Non questa porta, cazzo. L'altra porta. Sali, apri la porta. Ok, dobbiamo riavviare questo bel generatore qui. Riavvia il generatore. E adesso ci nascondiamo sotto il letto perché altrimenti quello ci stupra. Oh, nasconditi, nasconditi. Ok. So che si sta scaricando la batteria. Possiamo anche chiuderla per... Vedi? Adesso non ci sta scaricando più. Comunque. Ciccio, riprenditi Ciccio. Va tutto bene. Unsexy. Cosa vuoi fare con quella mazza, eh? Ma ficcatene under culo quella mazza, stronzo. I tuoi piedi sono molto affascinanti. Ok. Va bene. Carichiamo la batteria, ci troviamo, no? Ok. Va bene, Ciccio, va bene. Non scoraggiare. Vedo una mazza. Batterie, batterie. Prendi le batterie. Ok. È più scuro di prima o sbaglio? Allora, ragazzi, non dobbiamo farci vedere da quella merda di Ciccio pasticcio. Ciccio? Pasticcio, apri la porta, apri la porta, apri la porta. Vaffanculo a te, se. Oh mio Dio. Beccia sta cosa. Ok. Di qua? Dov'è un riparo? Un riparo, riparo qua dietro? No? Oh shit. Oh shit, 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 shit. No, non è un buon posto dove nascondersi, ragazzi. Proprio qui no. Ti prego. Non venire da questa parte. Ecco lì, sta cercando. Sta cercando, ok. Oddio santissimo. Via, via, via da qui. Ok. Sta controllando gli armadietti. Sì, sta controllando gli armadietti. Non ti girare, non ti girare. Ok. Cazzo ragazzi, sniper. Ok, se n'è andato. Oh cazzo. La tensione, ragazzi. Allora, siamo riusciti a sventare di nuovo la sua minaccia. La minaccia di questo... Francesco? Francesco, non ti avvicinare, Francesco. Sto andando al generatore. Mi raccomando, Francesco. Francesco, accende il generatore, Francesco. Quale blu ti fate le bombe del gas? Che cazzo devo fare adesso? No, Francesco. Sei qui, Francesco? È lì, Francesco. Oh, cazzo, Francesco, no! Francesco, Francesco, non si fanno queste cose. Cazzo, Francesco! Merda, sei una merda, Francesco. Fuggi! Porca di quella troia! Corri, 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 corri di qua, corri di là, scavalca tutto! Continua a correre! Mi sono... Oh, porca troia! Ok? Non sono un gatto, merda! Sono un essere umano come tutti noi, per la miseria!
È sparito, ma questo è un peggio di Invisible Man. Ok, ragazzi, devo trovare sta caccia di la... No, mettila. Oh, hai ragione. Devo trovare... Ma allora sei una merda. Ok. Ok. Carica la batteria. Bravo. Oh no, no, no. Mi vedi? Sono qui. No. Porca troia. No, è chiuso tantissimo. Via, via, via. Corri, 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 cazzo. Corri, entra qui dentro. Mio Dio santissimo. Corri. Ok, ok. Se, no. Oh. Sei una faccia di cazzo. Sai anche scavalcare i muretti, ma bravo. Ti rendi conto di ciò che hai fatto? Oh. Allora, ragazzi, dove, come cazzo facciamo a superare quella me... Mi ha proprio rotto i coglioni sto tizio. Senti, io me ne vado, mi hai davvero sfracassato i coglioni. Ci vediamo il prossimo anno a Delet Ben, tua sorella. E adesso me ne vado su, piano, e... Ma io non ho ancora attivato il generatore, giusto? Ma le due pompe le ho attivate, però. No, oh, che rottura, ragazzi. Allora, se quel coglione non ce ne va, non so come entrare lì dentro, quindi... Senti, il coglione qui se n'è andato, si sa questo. No, no, non ti accascia... Alzati, mi scordo i tasti. Mettila, per l'amor di Dio, mi vuoi far cagare addosso? Allora, Francesco, non ti incazzare se entro, mi raccomando. Francesco... No, Francesco! No, Francesco! Francesco! No, ma porca troia, Francesco! Francesco? No? Sei ancora lì, Francesco? Corri, cazzo! Francesco? Francesco? Ma perché ti sto chiamando Francesco? Se sei una merda! Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua! L'ho attivato questo! L'ho attivato questo! Porca miseria! Franci? Franci, vaffanculo! Ok, scusami! No, 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 per carità. Aspetta. Ecco, bravo così. Ci vediamo. Alla prossima, amico mio. Alla prossima. Non ho la porta sta merda. Carica. Ok. Oh mio Dio, tu prova la tua sorella in putrefazione. Sono qui, non sono più qui. Merda, ma ragazzi, sono crepato. Non ancora. Posso vivere, posso farcela. Non sono un pesciolino, stronzo. Quella non è una porta, ok. È un materasso di sangue. Ma perché? Allora, attiva le due pompe del gas e l'interruttore principale. Dov'è l'interruttore principale, merda? Qual è l'interruttore? Penso sia quello. Dov'è? Dov'è ciccio? Dov'è? Ma senti, ma chiama sto ciccio Francesco, andiamo, facciamola finita. Vuoi uccidermi? Ti accontento? Gira tondo, yeah! Corre, armadietto! Oddio! Ma una faccia di cazzo! Ciao! Ragazzi, cosa devo fare? Non ho la più pallida idea. Senti, c'è quello stronzo che mi gira... Mi sta dietro? No! Sì, invece sì. Allora, senti. Io me ne torno anche indietro, per carità. Però... Ah, ma forse devo tornare al computer. Sì, ragazzi. Forse devo tornare al computer. Se sta canzoncina se ne va, forse riusciamo a camminare. Ok, ragazzi. Io provo a tornare al computer. Vediamo se funziona. No, non funziona un cazzo. E allora, ragazzi, non c'è nulla da fare. A quanto pare dovrò cercare io nel prossimo video gameplay. Comunque, se questa canzoncina se ne va, posso salutarvi. Allora, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, commentate, condividete, iscrivetevi, mettete mi piace. Noi ci vediamo nel prossimo video gameplay. Bye bye.